Chiusi in casa a causa dell'emergenza legata alla diffusione del coronavirus, le famiglie italiane fanno i conti con la coabitazione in spazi ristretti e la mancanza di strumenti informatici, ora più essenziali che mai. Secondo l'ultima indagine dell'Istat su questo aspetto, infatti, un terzo delle famiglie italiane non ha in casa né un computer né un tablet, quasi il 34% dei nuclei è senza un supporto digitale in casa, mentre il 47% ne ha soltanto uno. Tra le famiglie di soli anziani dai 65 anni in su, la percentuale di chi non ne possiede sale al 75%. In un momento come questo, in cui per esempio la didattica a distanza è diventata una realtà obbligata per studenti, famiglie e docenti, la necessità di avere strumenti informatici è quantomeno una questione seria per consentire ai ragazzi di partecipare alle lezioni, ma anche per permettere agli anziani di relazionarsi con gli altri e vincere la solitudine. E su questo c'è da aggiungere che gli italiani sono i più vecchi d'Europa. Ce lo ricorda un'indagine Eurostat nel nostro paese, infatti le persone che hanno compiuto più di 65 anni sono il 23% del totale, mentre la media europea si attesta al 20%. Questo è ancora più significativo durante l'attuale emergenza sanitaria, visto che una delle poche certezze che abbiamo è che gli anziani sono un segmento di popolazione che corre maggiori rischi in caso di infezione da coronavirus.